Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. E oggi è domenica 22 aprile 2012 e sono ora le 16. Eccola qua la trasmissione odierna. Arcane presenze, arcane presenze. Ricevo questo messaggio, cari amici, vedete? Medjugorje, la veggente è Maria Pablo Cif a Palermo, bagno di folla. Dunque, mi invia questo messaggio l'amico Grazie Roby 81. Ecco qua, cari amici. Quindi questa pubblica web TV torna per l'ennesima volta a parlare di queste arcane presenze, anche perché sia che si tratti di madonne, sia che si tratti di alieni, queste presenze ci distolgono dalla nostra realtà, d'accordo? Ci allontanano dalla realtà. Sì, ci danno delle speranze, ma non sono speranze che agganciano la realtà, sono speranze di carattere metafisico. Allora, vediamo di che si tratta questa volta. Oltre 30.000 fazzoletti bianchi sventolanti a Palermo hanno salutato. E dagli spalti dello stadio La Favorita di Palermo è Maria Pavlovic Lunetti, quindi di origine italiana, una delle veggenti di Medjugorje, tornata nel capoluogo siciliano dopo 11 anni per un incontro di preghiera. Dunque, vengo da lontano, racconta, ma non ho avuto dubbi nell'affrontare il viaggio e venire con la mia bimba per chiedere la grazia. E avevo già pensato varie volte di andare a Medjugorje. Non appena ho saputo che Maria sarebbe stata a Palermo, ho fatto subito il biglietto. È un'esigenza che senti dal profondo del cuore, non facilmente spiegabile. Ti affidi alla Madonna e le chiedi di avere la forza di andare avanti. Cioè, chiedi alla Madre di Dio di avere la forza di andare avanti su questa terra dopo che è stato Dio stesso a metterti su questa terra, perché nessuno di noi mai, mai, mai ha chiesto a Dio di metterci al mondo, è stata una sua libera iniziativa, che ha tutte le caratteristiche dell'iniziativa privata. E quindi qua si parla ancora di queste apparizioni. La Madonna, i veggenti, il 25 di ogni mese, poi la Vergine Maria comunicherebbe a Maria un messaggio da diffondere ai credenti. Vabbè, allora, le apparizioni della Madonna, anche degli alieni, come vedete, è come ci sono persone che vedono la Madonna, e così ci sono anche persone che vedono gli alieni. La diversità tra i due tipi di visioni è che di solito quando qualcuno vede gli alieni ne traccia sempre un quadro terribile, orribile, orribile, e per cui si ha quasi paura degli alieni. Invece quando qualcuno vede la Madonna se ne traccia un quadro benevolo. E che dire allora di queste visioni? Per quello ho già fatto un parallelo nel passato tra le visioni di Madonne, di Santi e le visioni di alieni. E le visioni di Madonne e di Santi appartengono ad una società ancora prevalentemente sacralizzata. La società occidentale non è ancora del tutto desacralizzata, quindi ci sono varie sacche di popolazioni fortemente sacralizzate e questi vedranno appunto la Madonna, vedranno i santi e via di seguito. Viceversa, la visione degli alieni appartiene a società fortemente tecnologizzate. La società occidentale ha tante sacche fortemente sacralizzate, ma prevalentemente è costituita da una società fortemente tecnologizzata, per cui invece di vedere le Madonne, i Santi, si vedono gli alieni. Allora,
E come mai si continuano a vedere le Madonne? Perché si vedono le Madonne? E le Madonne, a loro volta, la visione delle Madonne è condizionata dalla società in cui un individuo è vissuto. E se uno nasce in una società cattolica, cristiana cattolica, sentirà parlare fin dalla sua primissima infanzia della Madonna come una realtà benefica e via di seguito. E quindi può capitare che in certi soggetti particolarmente sensibili si abbiano queste visioni da Madonna. Però c'è da notare, e questo l'ho ripetuto in tanti video, in tante trasmissioni, che per esempio in Tibet non c'è nessuno che vede la Madonna. E in Tibet nessuno vede la Madonna, d'accordo? Cioè in una società buddista nessuno vede la Madonna. E in una società shintoista nessuno vede la Madonna, a meno che nella società shintoista ci sia un gruppo ristretto di cristiani cattolici. Allora sarà all'interno di quel gruppo ristretto di cristiani cattolici che si potrà vedere la Madonna. Di solito però questi eventi capitano in Europa o magari in Centro-Sud America. E non sono eventi che capitano facilmente nel subcontinente asiatico, dove ci sono i 90-90 l'80-90% di induisti e un 10-15% di islamici. Sarà difficile che capiti in Birmania a qualcuno di vedere la Madonna. Anche l'apparizione della Madonna e dei santi è ben contestualizzata e ciascuno vede ciò di cui si parla nell'ambiente in cui vive. Ora, ripeto, io parlo di queste cose semplicemente per notare che queste visioni e tutti i fedeli che corrono sono finalizzate semplicemente a darci una speranza, però si deve notare che la speranza noi la dedichiamo alla metafisica, non ci fidiamo della fisica. Quando ci si rivolge all'aldilà, vuol dire che l'aldiqua non c'ha più niente da darci. Va bene, fa parte della miseria dell'animo umano, specialmente dell'animo umano immerso nelle regole patriarcal capitalistiche. E sul patriarcal capitalismo ci sono tanti miei video, tra cui Gli Illuminati e Dio Denaro. E io non capisco ancora perché non ci sono state ancora delle apparizioni del Dio Denaro, perché a dire la verità il Dio Denaro è il Dio più adorato in tutto il mondo, proprio davvero in tutte le parti del mondo. Poi se qualcuno vorrà dirmi che queste mie trasmissioni sono diaboliche, che io sarò condannato all'inferno, beh, faccio notare che l'inferno, cioè mica tutti gli dèi hanno l'inferno, tanto per capirci, cioè il Dio cristiano ce l'ha l'inferno, il Dio islamico ce l'ha l'inferno, ma il Dio ebraico non ce l'ha l'inferno, e il Dio dei testimoni di Geova non ce l'ha l'inferno, quindi per me è sufficiente se proprio voglio essere protetto da un Dio potente. Da un Dio forte, io mi posso fare testimone di Geova o mi posso fare ebreo, ma non c'ho più paura di andare all'inferno, perché ripeto, lo ripeto solennemente, il Dio dei testimoni di Geova, che si chiama appunto Geova, non ha l'inferno, ha solo due forme di paradiso, una forma di paradiso superiore per soli 144.000 esseri umani e un paradiso un po' inferiore per tutti gli altri. Il Dio ebraico poi, Yahweh, e Dio Padre, anche lui forse è ancora più intelligente perché non c'è né inferno né paradiso, anzi, l'inferno e il paradiso te li dà su questa terra a seconda che tu rispetti o non rispetti i suoi 10 comandamenti. Quindi, se qualcuno mi vuol dire come al solito che io andrò all'inferno, sappia che io ho già fatto delle belle ricerche e arrivando alla conclusione oggettiva che ci sono tanti dei buoni, più buoni del Dio cristiano, e questi dei buoni, più buoni del Dio cristiano, sono il Dio dei testimoni di Geova e
il Dio degli ebrei, cari amici, va bene? Quindi io sto tranquillo, eh? Capisco che la visione delle Madonne aiuti a andare avanti, però bisognerebbe riflettere che quando ci si rivolge alla Madonna per continuare in questo cammino pieno di dolori, bisognerebbe chiedersi però come mai al Padre Eterno gli è venuto in mente di crearci. Se ne poteva stare tranquillo e felice lui nella sua perfezione, gli è venuto in mente invece di creare il genere umano. Vabbè, vabbè, cari amici, concludo qua, ringrazio tutti voi, ringrazio l'amico Crazy Boy che mi dà queste belle notizie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.